Ringrazio la vostra testata per avermi dato l'opportunità di fare gli auguri ai San Benedettesi, ai miei concittadini. L'augurio è quello di trovare in questo periodo tanta serenità che possa riportare ad incontrarsi, a parlarsi tra di noi per far parlare di noi. È stato un anno e mezzo impegnativo. Ma le soddisfazioni non sono mancate. Io posso contare su una squadra che ha grande entusiasmo, che ha voglia anche di imparare, perché tante componenti sono alla prima esperienza, ma questo mix tra persone che hanno già amministrato, che conoscono la macchina comunale e altri che invece vogliono portare questa freschezza, sta dando dei risultati. È una città che è tornata in piazza, ha voglia di incontrarsi, è una città che tra un po' vedrà anche concretizzarsi alcuni punti importanti del nostro programma di mandato che, come ho premesso all'inizio, non è il classico libro dei sogni, non ci interessava catturare il consenso delle persone su promesse che sapevamo già in premessa non essere realizzabili. Quindi abbiamo puntato su risposte, su dati concreti. Sto parlando della piscina comunale, come sto parlando di aver portato a termine opere pubbliche iniziate nella passata amministrazione che sono state seguite in maniera capillare e che tra poco saranno sotto gli occhi di tutti. Quindi non ci fermiamo qui perché c'è da lavorare ancora molto per riportare situazioni anche, diciamo, di disagio, e mi riferisco alla Movida e ad altre situazioni nell'ambito della civile convivenza, però è sotto gli occhi di tutti che c'è stato un miglioramento. La partecipazione sicuramente non è mancata. Il fatto di aver raggiunto il quorum in tutti i quartieri è un segnale evidente che c'è voglia di partecipare alla cosa pubblica e questo noi dobbiamo garantirlo nella massima trasparenza. È ciò che stiamo facendo e siamo certi che il prossimo anno ci vedrà protagonisti insieme a portatori di interesse, comitati di quartiere, ma il cittadino comunque, di scelte che saranno sempre ed esclusivamente a beneficio di una collettività che io mi onoro di poter rappresentare e alla quale, come ho detto in premessa, concludo, faccio i migliori auguri di serenità per queste feste natalizie.